Buongiorno, oggi il buongiorno ve l'ho dato Tomas. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Terza giornata a Los Angeles e Tomas, di come mi chiami tu? Vai, Allora, numero numero uno, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Questo è il numero uno. Dopo, Numero due. in sloveno la stessa cosa. Majsk. Ma questo non è in sloveno! Praticamente lui anglesizza tutte le parole slovene e da Mishka, che significa topolino, Topolino, sì. è arrivato Majsk. Majsk, Majsk. Se riuscite a pronunciare Majsk, scrivetelo nei commenti. Vi sfidiamo a pronunciare Majsk. Che non è facile, che non è facile. E basta. E adesso andiamo probabilmente verso Hollywood. Andiamo a fare un giretto di shopping, poi andiamo a vedere la Walk of Fame con tutte le stelle dei famosi sul pavimento, insomma, dove cammini, che è una figata. Sylvester Stallone, per Ecco, lui vuole esempio. vedere, chi vuoi vedere? Sylvester Sylvester Stallone. Stallone, e magari A-Team anche, no? Quella di A-Team. Chi è A-Team? Come si Ah, chiama? il tipo con tutti quei Quella catenacci. cresta. Ma sì, ma io non so se c'è la stella sua, non credo che sia così famoso. Forse sarà, sì, no, lui. E forse chissà se David Hasselhoff, lui è un fan di Baywatch. Lui anche, Mitch sì. Buchanan. Sì, e dopo anche devo vedere anche Dylan, Ma no, ma probabilmente. non ci saranno le stelle di quelli E là. anche Oddio, Kelly. forse sì, non lo Magari so. Kelly avrà Ma qualche stella. dai, che ti piaceva Kelly? Eh sì, Kelly era la più bella Ok, all'epoca. adesso lo picchio. Va bene. Ciao, ci vediamo tra un po'. Adesso chiameremo Uber. Anche oggi facciamogli vedere un'altra splendida giornata a Los Angeles. Sole e quanti gradi? Adesso erano 22, 22 però gradi. stanno salendo. Stanno salendo. Eccoci qua. Noi abbiamo già fatto colazione. E basta, questa è la splendida giornata di oggi, sempre sole, sempre caldo a Los Angeles. Abbiamo già fatto colazione, sono le 2 di pomeriggio. Vabbè, non serve sottolineare, facevo finta che sia mattina, Ah, no? ok. Cavolo, mannaggia, mi hai rovinato. E poi qui invece ho già messo a caricare il video, cioè caricare, a creare il video sul, cioè il nuovo, mamma mia, oggi non riesco a parlare, il nuovissimo What's in My Bag con la mia nuova Fendi. Che è questa. Taran, taran, taran. Oggi tra l'altro ho lo smalto in abbinamento. Ah, è un rosso aranciato. Questo è di Lancome, lo smalto. E questa invece appunto è la mia nuova Fendi. Ed ho fatto un What's in My Bag con questa borsa, che è la più pazza per quanto riguarda colori che ho. E a Tomas piaceva molto, quindi lui appoggiava il mio acquisto. Grazie. E tra l'altro gli ho dato un altro nome nel frattempo. Cioè, Mishka, Majsk, Majsks, Mickey Mickey Mouse. Mouse e Mickey Mouse andava con Jerry. Ah, di Tom e Jerry, Tom e ecco. Jerry, sì. Quindi io sono un topolino, se non Infatti, l'avete capito. io sono Tomas Oh, e è Jerry. bello. E Jerry. Oh. Va bene, adesso usciamo. Ciao, ciao. Ciao. Siamo finalmente sulla Hollywood Walk of Fame, qui ci sono tutte le stelle. Se avete visto i miei vlog a luglio già conoscete questa zona, ma ora c'è una novità perché domani ci sono gli Oscar qui, il 28, perché in Italia è già il 28, qui siamo ancora il 27, e domani appunto ci sono gli Oscar qua, chissà. E questa è tutta la systemation, c'è un casino pazzesco qui appunto. E chissà se Leonardo DiCaprio quest'anno vincerà l'Oscar, secondo te? Fai una previsione. Secondo me sì. Secondo lui sì. A parte che l'ho anche sentito dire. Sì, tutti l'abbiamo sentito dire, però chissà se sarà, se sarà effettivamente così, non lo sapremo. Avrà ragione Tomas? Non lo so. Forse quando questo video sarà online già si saprà. Quindi commentate per dirgli bravo se ha indovinato e per dirgli buh se non è. Ok, qui ci sono giornalisti, varie robe, non sappiamo che cosa ci sia, ma continuiamo la nostra camminata su questa Walk of Fame. Stiamo cercando la stella di di Michael Jackson Michael Jackson e poi e di Sylvester Stallone. ecco. Quindi vediamo se riusciamo a trovarli, altrimenti cercheremo su internet per vedere dove sono, dove si trovano. Stasera abbiamo deciso che andiamo a mangiare all'Hard Rock Café.
perché lui dovete sapere che è un carnivoro, scusate vegetariani di tutto il mondo, ma lui proprio è la persona più carnivora a questo mondo. Diciamo che come carnivoro la cosa migliore non sono gli hamburger. Cos'è? Che la bistecca al sangue. Lui mangia solo bistecca al sangue praticamente. Vari negozi di souvenir, vuoi andare a vedere? Entriamo? Non ti ispira tanto, proseguiamo. Adesso no. Adesso no. Palme ovunque. È un casino assurdo. Bene, questa è Hollywood, ragazzi. Nel periodo degli Oscar è così. Siamo all'Hard Rock. Hard Rock, se riesco a parlare, siamo all'Hard Rock Cafe qua a Los Angeles. Cosa hai ordinato? I chose a big cheeseburger. Eccola. Tanto per il fatto che lui mangia solo carne, ovviamente ha preso il cheeseburger. Io invece ho preso il mac and cheese, che è tipo una pasta fatta all'americana con formaggio, e poi ho preso anche delle patatine e c'è anche il pollo, insomma tutto un mix di roba, però i mac and cheese sono americani, almeno qualcosa di tipico circa. Adesso abbiamo trovato Sylvester Stallone, comunque. Eh sì, la stella di Sylvester Stallone. Ecco, e ci siamo fatti la foto. E adesso volevamo vedere, stavamo cercando anche la stella, chi volevi vedere? David Hasselhoff. Proviamo a vedere se c'è. Dobbiamo cercare la H del cognome, che sarebbe Mitch Buchanan di come si chiamava la Baywatch. E allora Hasselhoff con la H. Dov'è? LM. Vediamo se c'è. Eccolo qua. David Hasselhoff, guardatelo qua. Eccolo qua, e c'è anche l'indirizzo, e dopo andiamo. Mitch Buchanan. Mitch Buchanan. Vabbè, poi andiamo. E poi andiamo a vedere anche quelli di Beverly Hills. Ma non esistono, secondo te esistono? Sì, sicuramente. E come Brandon Walsh. Come si chiama Brandon Walsh? Il Jason suo nome? Priestley. Ma va? Guardiamo, Priestley. Elvis ci sarà Priestley, ma Jason non lo so. Allora aspetta. N qua. Qua c'è la P, vediamo se c'è, come si scrive? Priestley, sì. Allora P. Priestley. Aspetta, e dov'è? Dove continua la P? Non c'è? Priestley, c'è solo Elvis. Non c'è. Mi dispiace. E poi possiamo andare a guardare la Kelly, cioè la... E come si chiama Kelly? Jenny Gart. Ammazza, tutti te li ricordi? Sì, Jenny, allora con la G. Non c'è. Dovrebbe essere qua, ma non c'è. Non c'è Jenny Gart. Mi dispiace. Non c'è. Non c'è, dovrebbe essere qua. Non c'è. Ragazzi, c'è Hemoglobin Levels in ordine alfabetico. Garti H. Yeah, Hemoglobin Levels. Mi dispiace molto. Possiamo vedere. Secondo me l'unico che c'è forse è Dylan. Come si chiama lui? Luke Perry. Guarda Perry. Se c'è, c'è lui che era il più famoso di tutti. No, non c'è non nemmeno c'è. Lui. Non c'è, no. Strano che non abbia la sua stella, Luke Perry. Niente da fare. Bene, lamentiamoci, vogliamo le stelle di tutti i personaggi di Beverly Hills adesso. Bene, ho scoperto che nemmeno le Spice Girls hanno una stella e questo mi deprime alquanto, nel senso che mi fa arrabbiare, perché cioè se non ce l'hanno le Spice Girls, chi è che ha una stella? Ho controllato anche sotto i singoli nomi, non esiste. Comunque, nel frattempo ci hanno portato il cibo, ma volevo aggiungere anche che il cameriere ci ha detto che le stelle non è che te le danno perché sei famoso, probabilmente ti chiedono, oppure sei tu che paghi e poi devi pagare per il mantenimento della stella, quindi quelli che hanno la stella non è che sono famosi, probabilmente hanno tanto soldi, questa è la sostanza. Ma no, sono famosi però... Sì, però devono pagare per il mantenimento, tipo magari le Spice Girls non interessava e quindi non hanno pagato.
No, thank you, we're vlogging. Thank you. Voleva farci una foto, ma io filmo da sola, ragazzi, non ho bisogno. Bene, comunque, questo è quello che abbiamo ordinato. Doppio cheeseburger, no, big cheeseburger con patatine e parmigiano sopra. Non è sale, non ti preoccupare, che lui detesta il sale, non mangia mai roba salata praticamente. Anch'io ho preso le stesse patatine e poi i mac and cheese. Quindi buon appetito. Ragazzi, siamo tornati in hotel e siamo stanchissimi veramente, anche se sono tipo solo le 10:30, le 11, ma siamo distrutti per via del fuso orario, quindi Tomas già si è addormentato, ed Ira che russa praticamente, e io mi strucco, sono già pronta con la mia salviettina struccante e poi vado a nanna anch'io, quindi noi ci vediamo domani, bacio, a domani, ciao. Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, una nuova giornata per noi a Los Angeles. Ciao. Vuoi raccontare che tempo c'è oggi? Sole. Caldo. Sole e caldo, sempre lo stesso. Diciamo c'è qualche nuvoletta bianca, ecco. Ecco, lamentiamoci perché ce n'è tipo una. No, comunque è una figata pazzesca sapere che... Ah, è arrivato il nostro ascensore, tra l'altro. Una figata pazzesca sapere che in Italia piove, fa freddo. Per cui, insomma, ce la spassiamo, andiamo in piscina, è una figata. Eh sì, poi a Cortina ha nevicato adesso 3 giorni di fila, abbastanza neve anche per quello. Sembra anche a te un po' dispiace che non hai visto la neve, perché lui è uno sciatore incallito e adora la neve, anch'io l'adoro, però non so sciare, sono un pericolo pubblico. Vabbè, a parte questo, ma lui mi sta insegnando, quindi io diventerò una sciatrice provetta. Deborah Compagnoni, attenta a te. Comunque, adesso siamo qua in piscina e ci ragioniamo tra un po', vediamo com'è sta piscina. Eccoci qua, la piscina. E questa di solito facciamo colazione qua, o qua o dentro. E oggi invece andiamo... Ah, bisogna usare la chiave, ok. Non uccidermi, grazie. che figata, ragazzi. Che figata. E tra l'altro è tutta per noi, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Fantastico. Super. Bene. Oh, vuoi farvi vedere... L'unico problema che vedo subito è che non ci sono asciugamani. Li chiediamo, ce li danno, non c'è problema. Guardali là. Ci sono là, ecco. Fai vedere la mia maglietta che ho preso da Stradivarius. Maglietta semplicissima in realtà, rossa, ma guardate dietro. Shopping is better than therapy. Costava tipo 7 euro da Stradivarius, mi sembra appropriata. E vediamo Tomas, stile lucertola sotto il sole con abbiocco post colazione tarda. A bordo piscina che si sta abbronzando. Anch'io sono qua, tra l'altro questo è il mio nuovissimo costumino che ho preso ieri perché non mi sono portato il costume, quindi insomma l'ho comprato qua e ho anche tra l'altro le ciabattine in coordinato. Questa è la nostra fantastica piscina. Nel frattempo sono arrivate altre persone, prima eravamo da soli. Ci stiamo abbronzando in febbraio. In febbraio, è vero. Oggi è tra l'altro il 29 febbraio. 29 febbraio, la famosa data di ogni 4 anni. Esatto. Quindi ci godiamo questo 29 febbraio strano, questa data strana. Però con bel tempo. Sì, veramente. È incredibile veramente stare qua a febbraio. L'anno scorso, inizio marzo, ero a Dubai al mare e quest'anno a febbraio sono a Los Angeles in piscina. È stupendo veramente, cioè, è bellissimo. E basta, cosa vi voglio dire? Siamo qua spaparanzati al sole che non facciamo niente praticamente questa mattina. Poi il pomeriggio andiamo negli uffici di Instabrand. Quindi siccome è luna avremo ancora tipo un'oretta, perché un'ora mi serve per prepararmi. E io tra l'altro stavo qua nel frattempo a guardare le foto che ci siamo fatti per vedere quelli caricare, ma non si vede veramente niente qui sotto il sole, quindi vedremo. E tra l'altro invece una cosa molto molto sbagliata, che ahimè vi devo confessare, non ho portato la crema solare e quindi io sono qua a bordo piscina senza crema solare. Se mi vedete nel prossimo video rossa come una aragosta abbrustolita, sapete il perché, quindi non seguite il mio esempio, specialmente se siete bianche come me. E cara Valentina, la mia dermatologa, se mi stai seguendo ti prego non arrabbiarti con me, non lo farò mai più, ti giuro. Siamo a Santa Monica, yeah! C'è la nebbia e non si vede un tubo, però siamo a Santa Monica e adesso andiamo là al sushi che ci hanno consigliato, già ci sono stata a luglio là. E questo è quanto. Come ti sembra Los Angeles, Santa Monica? Beh, intanto siamo vicino al mare. Che e poi andiamo qua a vederlo. Sì. Comunque anche prima eravamo vicino al mare, perché comunque Los Angeles è vicino. È sul mare. Sì. E comunque è molto bello. Hai fame?
No. No, solo io ho sempre fame, vabbè. Noi adesso continuiamo, quindi andiamo qua al sushi. E poi invece ci facciamo magari una passeggiatina sul lungomare, lì c'è il Santa Monica Pier. C'è anche la ruota panoramica ed è bellissimo qua. Prima siamo stati da Instabrand, ma siccome ero lì col cellulare a far mille robe, a guardare documenti, non sono riuscita a filmare, il che mi è dispiaciuto veramente tanto. Ma quindi abbiamo saltato un pezzettino di giornata praticamente. Ma insomma sì, se vedete vedrete che prima c'era il sole, adesso c'è buio. Ma sono passate tipo solo un'ora e mezza, due orette. Il fatto che qui alle 5 e tre quarti tutto ad un tratto c'è il tramonto, fa buio, alle 6 è buio pesto. Adesso sono tipo le 6:20 e questa è la situation. Buio, bene, e questo è il sushi, ci siamo. È arrivato il nostro ordine, mi rendo conto siamo folli. Abbiamo preso un sacco di salmone, questo gambero. Pensi che basterà? Cosa dici? Assolutamente, per adesso sì. Per adesso? Sì. Bene, perché dici che dopo magari ordiniamo altro? Sì, per ora sì, ho detto. Vediamo. Questo è quanto e non ho mai ricevuto un vassoio così grande. Ho fatto anche la foto su Instagram perché meritava veramente, una roba del genere non si è mai vista davvero, non so se riusciremo a finirla. Poi ho preso un bicchiere di prosecco, che qui avevano il prosecco quindi ho approfittato, e poi limonata. Noi stiamo bevendo sempre solo limonata qua a Los Angeles, ma ce l'hanno ovunque la limonata, vero? Ce l'hanno ovunque la limonata. Cosa? La limonata, c'è ovunque qua, la bevono tutti. Sì, infatti, e noi siamo due fan della limonata, quindi approfittiamo. Vabbè, niente, non ti faccio più aspettare, sei già pronto, buon appetito. Ho finito di mangiare il sushi, abbiamo mangiato fin troppo, non ho filmato il dolce ma ho fatto delle foto che forse metterò su Instagram. Vi dico solo che stiamo rotolando, non stiamo camminando, stiamo rotolando, e praticamente adesso stiamo facendo una passeggiata qua a Santa Monica sul lungomare. Vi faccio vedere il mare se riesco. Il problema è che oggi c'è una stranissima nebbia, praticamente non so se riuscite a vedere, praticamente questa e la spiaggia fino a qua, e poi da lì in poi c'è il mare, e quello è il Santa Monica Pier, il molo con tutti i souvenir. Lì ci sono tipo delle giostre, però appunto con questa nebbia non si vede un fico secco. Queste sono le classiche palme, qui a Los Angeles sono ovunque, specialmente sul lungomare, e vi dirò che fa freschetto, nel senso che ok, con la maglietta di cotone e la giacca sto bene, insomma niente di che. Cupetto, ci facciamo dire il futuro da Zoltar? Sì, Siamo qui sul Santa Monica Pier, e questa è una cosa che ho sempre visto nei film americani, e l'ho visto anche qua a Los Angeles, ma non mi sono mai fatta predire il futuro da Zoltar, da uno dei tanti Zoltar. What are you waiting for? Oddio! Come on over! For a small fee, Zoltar will give you a wealth of wisdom. Grazie Zoltar, adesso ti do subito una monetina, vediamo se ce le ho. Abbiamo il nostro dollaro. Vediamo un po'. Cosa ci dirà Zoltar? Ma non entra? Oddio! Emozione! Zoltar is here to give you the wisdom of the ancients. Do with it what you will. Destiny is not a matter of chance. It is a matter of choice. It is not a thing to be waited for. It is a thing to be achieved. Create your destiny wisely, my friend, and surrender a bit more wealth for more instruction from Zoltar. Ok, ma io voglio la carta. Vediamo. Zoltar parla. Vabbè, adesso cominceremo a avere più fortuna. I see you over there. Yes, e you. Questo sarà l'inizio. Come on di un over futuro. And let Zoltar be sharing with you your fortune. Questo sarà l'inizio di un futuro splendido. Sei un individuo molto sincero e ti piace essere circondato da tanti amici, da tanti buoni amici. Beh, comunque, i miei numeri fortunati: 20, 48, 15, 45, 2 e 40. E questo è quanto praticamente. Zoltar, mi sa che sono robe un poco così. Vabbè, cosa ne pensi tu di Zoltar? Ma meglio che non dico niente. Eccola. Vabbè, grazie Zoltar, grazie. I nostri... Non è finito così? Sì, è finito, basta. I am Zoltar, the great gypsy, and grande, I can see your fortune. Il come grande see zingaro, too, andiamo. Qui c'è una sala giochi.
le giostre. Quando ero piccola volevo sempre andare su queste macchinine. Questa qua? Sì, su queste robe qua, tipo. Mi sedevo sempre e chiedevo a mio papà, a mia mamma di metterci la monetina. Eccolo il mare più da vicino, perché veramente con la neve non si vedeva niente. E questa è tutta la spiaggia, che è gigantesca, veramente molto molto ampia. Il nostro ristorante di sushi probabilmente era lì. Abbiamo fatto tutta questa camminata fino a qua, abbiamo attraversato il ponte. Questa è la spiaggia, qui c'è il mare con queste onde gigantesche. Infatti fanno tantissimo surf. Wow, guarda che onde! Va che roba! E Tomas vuole venire qua a farsi il bagno domani nel Pacifico. Eh sì. Che matto! Io al massimo ci metto il dito del piede, tipo la luce. Siamo quasi alla fine del molo. Questa è tutta la schiuma delle onde. Dovete vederle. Qui siamo in mare aperto e quindi le onde sono tante e grandi. Adesso si è un po' calmato. E lì c'è la ruota panoramica che è famosissima, tutta illuminata. È bellissimo qua. Basta, niente onde, no. Anch'io volevo filmarle, ma basta, non ce n'è più, ragazzi. Accontentiamoci. Ah, adesso forse arrivano. Vediamo. Siamo tornati in camera. Guardate come si è abbronzato oggi Tomas, che è tutto rosso. No, non tutto rosso, però si vede che hai preso colore. Io invece niente, non si sa come, anche senza crema ho preso niente. Comunque siamo tornati in camera, io sono stanchissima. Ma e sono talmente stanca che non mi sono resa conto di quello che ci hanno portato in camera fino a quando non mi sono trovato a 2 centimetri. E ci hanno portato questo tavolo, cioè questo tavolino, con questo piatto di frutta, una bottiglia di vino, sono stati molto carini. E poi il biglietto che dice: siamo contenti che tu insomma stia qui con noi, happy to have you stay with us. E quindi sì, sono stati molto molto carini. E quindi questo mi sa che me lo mangio domani per colazione. E invece il vino adesso, subito. E poi andiamo a nannetta, anche perché domani sveglia alle 8. Poi andiamo agli Universal Studios. Io ci sono già stata a luglio, se vi ricordate, con la mia amica Yasna. Invece questa volta ci vado con Tomas, che sarà la sua prima volta lì. E quindi non vedo l'ora di tornarci, perché è una figata pazzesca. Quindi noi adesso andiamo a nannetta. Buonanotte a tutti. Buonanotte, a domani. Ciao. Buonanotte.